Bentrovati amici della Non Solo Libri. Eccoci qui con un altro video di consigli di lettura. Come sempre io dico che voglio fare qualcosa di diverso e oggi proverò a farlo. Perché? Perché come avete visto se ci seguite sui vari social che trovate elencati qui sotto nell'intestazione, nella descrizione naturalmente del video, nell'ultimo periodo, 2-3 settimane, sono uscite veramente una marea di titoli, di straordinarie opere. E scegliere ogni volta che cosa presentarvi, che pensiamo non sia meglio un titolo rispetto all'altro, ma che possa fare per più persone possibili rispetto magari ad altri titoli che possono essere un pochino più di nicchia, ci sta, ci mancherebbe altro, ok? È sempre difficile. Oggi quindi il materiale che vogliamo presentarvi è veramente tanto. Avrei potuto tranquillamente fare un video per casa editrice, facciamo finta, ok? Invece no, voglio provare a fare una cosa un pochino più striminzita, differente, ma comunque sia, spero, in qualche modo godibile da parte vostra. Cioè andremo non ad analizzare, ma vi farò vedere solo ed esclusivamente quelli che sono i titoli tra le tante proposte delle varie case editrici, come dicevamo, che magari tra le tante, ok, pensiamo possano fare un pochino di più al caso vostro. Speriamo almeno, quindi partiamo subito, ma prima di tutto, come sempre, vi ricordo che se ancora non l'aveste fatto, voilà! Iscrivetevi al nostro canale, mettete un bel mi piace a questo video e a tutti gli altri video che vedrete, spero li vedrete tutti, insomma, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti quelli che saranno gli aggiornamenti e i video a venire, insomma, e per il resto, come vi ho detto prima, iscrivetevi almeno a uno dei social dove ci trovate per rimanere sempre aggiornati su tutte quelle che sono realmente le novità gadgetistiche e fumettistiche. Un po' di cibo, come sempre sapete, e via dicendo, insomma. Per il resto però, che cosa dobbiamo fare? Beh, far partire la nostra sigla! Come vi dicevo all'inizio della premessa, partiamo velocemente, veramente, con uno, il titolo, per quel che mi concerne, più rappresentativo dell'ultimo periodo della casa editrice Star Comics. Stiamo parlando di, voilà, Astra Lost in Space numero 5, ragazzi. Anche in una storia Instagram e Facebook, via dicendo, insomma, vi ho voluto coinvolgere nella parte veramente totalmente affettiva che mi ha tenuto legato a questo straordinario manga, che si conclude con il numero 5. Kenta Shinohara mi ha veramente rapito. È riuscito in qualche modo a creare un giusto mix, una connessione di elementi fantascientifici, ma non solo, realmente affettivi. Ci ha fatto desiderare di essere sulla Astra, sulla nave insieme a questi ragazzi e alle loro avventure e disavventure, per aiutarli, per stare vicini e anche solo per recepire quel grande affetto che loro sono riusciti a creare attorno ad essi. È veramente, veramente bello. Un volume un pochino più grande degli altri, come state vedendo naturalmente o avete già visto nel video preview. Bello, disegnato bene, tutto, va tutto bene. Una miniserie di 5 perfetta, che chiude completamente in maniera impeccabile una bellissima storia. Pertanto, ragazzi, sovracoperta, 5,90€, 5 numeri, Star Comics, tutti recuperabili. Io, se fossi in voi, li farei. Anche Flashbook, nel suo piccolo, tira fuori dei titoli veramente interessanti e straordinari, quasi sempre. Ok, ogni tanto magari qualcosa che è un pochino, come dicevamo prima, di nicchia. In questo caso parliamo di un boys love, un BL, ma particolare. Perché? Perché in qualche modo mi ha dato la sensazione, un déjà vu, ok? Stiamo parlando di My Lovely Like a Cat, eccolo qui. E non so perché, in parte, naturalmente prendete tutto con le dovute pinze, mi ha ricordato Maison Ikkoku, perché parliamo di una sorta di, non dico dormitorio, ma quasi, no? Voglio dire, una pensione, ecco, e di questi due ragazzi che vanno a vivere insieme, uno è l'amministratore di questa pensione e l'altro arriva da fuori in qualche modo ed è appunto amico d'infanzia e compagno, Mikun,
di Mikuna, appunto, che è l'amministratore. L'altro ragazzo si chiama, scusatemi, Kei-chan, ok, arriva dall'Hokkaido. E la loro unione in questa convivenza si pensava potesse essere in qualche modo romantica, ma sono attorniati da tantissime persone, come vi dicevo un po' alla Masonic Co. Se vi piacciono i boys love, quelli non troppo espliciti, ma se anche solo vi piacciono delle storie divertenti, delle commedie romantiche, ma fino a un certo punto, che puntano veramente più sul sorriso, sulla battuta, che magari sull'aspetto effettivamente sentimentale, beh, in ogni caso è un titolo che io vi consiglio e che fa sicuramente per voi. Sovracoperta, ottima la qualità come sempre delle produzioni Flashbook, 6,90€. Da fare, come sempre, per quel che mi concerne, assolutamente. E sempre in una storia Instagram vi ricordavo che cosa? Che Panini Comics, la casa editrice di cui parleremo adesso, aveva voluto omaggiare un autore, Shuzo Oshimi, l'autore di Tracce di Sangue, di Fiori del Male, via dicendo, insomma, con 4 titoli, 2 diciamo volumi unici e 2 miniserie, una da 2 e una da 4. Sono abbastanza spicy, mettiamola così, forse tranne uno un pochino meno, che è quello che poi io vi ho consigliato, non perché sia meno spicy, anzi, ci mancherebbe altro, ma perché secondo me delle 4 diciamo opere partorite dalla mente malata ma geniale di Shuzo Oshimi, insomma, è forse quella che non a caso poi ha avuto una trasposizione anime, eccetera eccetera, insomma, vabbè, è quella, boh, non lo so, più divertente, più portata all'essenziale, che in un volume unico riesce effettivamente a passare il significato, cioè quello che l'autore vuole completamente dire, almeno per quel che mi concerne. Ed è naturalmente Sweet Poolside, voilà. Ok, poi abbiamo, scusatemi, Avant-Garde Yumeko, voilà. Poi abbiamo Yutai Nova Viaggi Astrali, voilà. Ed infine abbiamo Devil Ecstasy, voilà. Allora, Yutai e Devil Ecstasy, gli ultimi due che vi ho fatto vedere, sono 2 miniserie, una da 2 Yutai e Devil Ecstasy da 4 numeri. Tutti e 4 li vedete brevemente nel filmato, a parte, vabbè, la qualità dei volumi prestigiosi, tra virgolette, di Panini Comics, costano tutti 7€ l'uno, i Devil Ecstasy, Yutai, Nova, Viaggi Astrali, Avant-Garde, Yumeko sono consigliati a un pubblico maturo, mentre Sweet Poolside è un pochino più edulcorato e quindi può andare bene un po' per tutti. Questa cosa tenetela sempre bene a mente, onde evitare che magari stiate vedendo questo video insieme magari a vostro figlio piuttosto che un ancora piccolo e quindi ha bisogno magari di un confronto con voi prima di recuperare un'opera del genere. In 4 opere fondamentalmente abbastanza differenti, che però riguardano una cosa, secondo me, amore e sesso, più o meno, non dico adolescenziale, ma comunque sia in vari step dell'età, ecco, forse, no? In Sweet Poolside, appunto, è adolescenziale e riguarda la peluria umana e peli sulle gambe, sulle braccia, eccetera, eccetera, ma veramente è molto delicato sotto certi aspetti. Invece in Avant-Garde Yumeko, questa ragazza amante dell'arte ha però questo desiderio di disegnare il fallo maschile, di conoscerlo, ma solo ed esclusivamente dal punto di vista, naturalmente, dell'interazione, diciamo, artistica, mettiamola così, ed è sempre appunto il numero unico che vi dicevo. In Yutai Nova Viaggi Astrali, che è quello che delle 2 miniserie mi ha attirato di più, perché l'incipit della storia è molto bello, non so se riuscirà poi Shuzo Oshimi, sicuramente in realtà, a chiuderlo bene in 2 volumi, spero, proprio di estraniarsi dal proprio corpo fisico, riuscire in qualche modo a essere vivi, vigili e presenti in una sorta di forma astrale e di incontrare, di poter andare a vedere la nostra, in questo caso, nel caso dell'incipit iniziale della storia, naturalmente, la nostra ex ragazza, il nostro amore che purtroppo è finito e via dicendo, a noi comunque rimane ancora languido dentro il ricordo, insomma, di tutto ciò che avevamo e che passavamo insieme a questa persona. E da lì l'incontro con altre persone che riescono anche loro, anche essi, a fare questi viaggi astrali. Ma la pericolosità di poter scomparire, quindi di far sì che la nostra coscienza non rientri più nel corpo. Ripeto, molto interessante, spero
riesca a essere un pochino più incisivo, e in Devil Ecstasy invece una trama abbastanza, nella sua malattia abbastanza, diciamo, normale, per modo di dire, questo palazzo dove si può andare per incontri sessuali, che però le, diciamo, lavoranti interne sono delle arpie, scusatemi. Silen, piuttosto, che avete presente, insomma. E queste arpie, tramite un particolare atto sessuale, riescono a prendere l'essenza vitale completamente dello sfortunato che in realtà è andato lì, insomma, per cercare un incontro fugace sessuale, come dicevamo. Molto più spinto, molto più esplicito, comunque sia divertente, o almeno spero, quattro numeri, vedremo come andrà avanti. Però vi ripeto, io vi ho voluto presentare questi titoli perché Shuzo Shimi, che a me piace veramente tanto, Tracce di sangue è un capolavoro, Fiori del male è un capolavoro, non che questi non lo siano, ma sono quei titoli, un po', ne parlavo con alcuni di voi, mi sto già dilungando troppo, ma voglio solo concludere questo concetto. Non sempre le opere di un grande autore, tutte le opere di un grande autore sono meravigliose, cioè qualcosa che... ma vale la pena conoscerle, ok? In questo caso in realtà siamo a un bivio, non sono dei capolavori assoluti, o almeno così a me non è parso, ma non sono male. Cioè, anche nel piccolo, anche in qualcosa di un attimino più superficiale sotto certi aspetti, anche se gli argomenti trattati non lo sono, secondo me Shuzo Shimi riesce a essere abbastanza concreto. Mi piace. Rispetto a un Asano che in ogni tanto fa dei voli pindalici un po' particolari e via dicendo, lui mi è piaciuto veramente tanto. Cambiamo pagina. Ci sono delle storie di, potremmo anche definirle fantapolitica, anche se poi c'è tanta realtà in quello che viene raccontato, ed è una critica in un sistema, e poi lo capirete, insomma, che ti rimangono dentro, le leggi, e capisci che qualcosa in te comunque si è cambiato. Sono quelle opere, come sempre vi dico, che bisognerebbe tenere vicino al comodino per ogni tanto rileggerle in un momento particolare di difficoltà magari della nostra vita, insomma. Una di queste è sicuramente uscita per la grande casa editrice Salda Press in questo periodo, ed è Il Nuovo Mondo. Eccolo qui. Un mix di elementi molto particolari, appunto, che riguardano una sorta di visione alternativa, una seconda guerra civile americana che porta, appunto, gli Stati Uniti a divenire un paese fascista, oppressivo e governato dal capitalismo più sfrenato. Non mi pare tanto di fantasia, ma va bene, facciamo finta che lo sia, insomma, ok? Media che influenzano, insomma, un po' un mix tra Quarto Potere, tante cose, ok, mixate veramente sapientemente da Alex Scott, Tread Moore e Heather Moore, insomma. E di questi due protagonisti, un hacker e una poliziotta che però ha un reality 24 ore su 24, insomma, che si innamorano e che alla fine riusciranno, forse, non lo so, dovrete leggerlo naturalmente, a bruciare le fondamenta di questo sistema corrotto e malato. E, ripeto, riesce comunque sia nella sua complessità a essere gioviale e divertente. I disegni poi sono veramente belli, li avete visti. Ricordano tanti altri autori, anche qui mixati, eccetera, colori molto pop, non lo so, è quel giusto equilibrio di elementi sia di storia che grafici che ti fa dire: cavoli, però ce ne vorrebbero molti di più di questi titoli, perché fanno arrivare le persone a un tipo di fumetto, di graphic novel, che magari è difficile arrivarci. Ma Salda Press ci sta proponendo veramente dei titoli incredibili. 19,90€, io, come sempre, come faccio a non consigliarvelo? Beh, è qui. E come per Buffy, che vi abbiamo presentato precedentemente nel precedente consigli degli acquisti, che consigli di lettura, scusatemi, che vi consiglio di recuperare, lo trovate qui. Io personalmente, credetemi, non credo di vivere un periodo così bello da tanto tempo a livello fumettistico. Io, oltre a Buffy, mi hanno riproposto in una serie nuova, naturalmente rivisitata e corretta, Firefly, eccolo qua. Ragazzi, io guardo Castle
solo ed esclusivamente perché c'è lui, cioè, voglio dire, il mio capitano. Firefly, fantascienza che magari in Italia non è arrivata così tanto, ha avuto alti e bassi, insomma, non stiamo qua. Cercatevi tutta la storia di Firefly, che è meravigliosa. O meglio, leggete questo volume straordinario, 19,90€, sempre Salda Press. Josh Whedon, ragazzi, Josh Whedon, tutte le sue creature che ritrovano nuova linfa in questi volumi meravigliosi. E credetemi, analizzati veramente bene, che poi vi danno un approfondimento sulla storia originale e qualche cosa in più, tra virgolette, perché è anche giusto che venga un po' modificata per essere molto più interattiva per i giorni, il periodo che stiamo vivendo. Pertanto, boom, è Firefly, ragazzi. Cioè, la fantascienza, tra le tante, tra Battlestar Galactica, tra quello che volete voi, voglio dire, viva i Siloni, non lo so, Star Trek, Star Wars, eccetera, c'è anche Firefly. Se non lo conoscete, dovete farlo attraverso questo fumetto. E come dicevamo, siccome è fondamentalmente, no, un periodo di reboot e via dicendo, anche Marvel, dal canto suo, perché a livello comunque sia cinematografico, televisivo, sta buttando fuori qualcosa, eccetera, eccetera, ci ricorda un personaggio, Morbius, ragazzi. Primo numero di questa miniserie particolarissima, 2020, quindi assolutamente all'interno di una pseudo continuity, ok? 16€, scusatemi, Marvel HD, gommatino, gna gna gna. E rivediamo un po', no, quelle che sono non tanto le origini, ma come inserire al meglio questo personaggio particolare. Questo vampiro, questo antieroe sotto certi aspetti, comunque sia perché ci sono stati cicli narrativi in cui lui era cacciato e cicli narrativi in cui lui aiutava. Questo finalmente sembrerebbe in questo volume che il nostro dottore possa trovare una soluzione al suo vampirismo, e viene aiutato tutto sommato da Spider-Man, dal nostro uomo ragno di quartiere, che però naturalmente chiede come sempre un controllo alla sete di sangue di Morbius. Vedremo se ce la farà naturalmente. Primo volume, vi ho già detto il prezzo, Marvel HD, gommatino, nanana, fa parte del periodo di cicli narrativi nuovi, quindi ragazzi, so che gli aumenti Panini sono stati effettivamente una massacrata. Ma 16€ un volume, cioè, se facciamo sempre il solito discorso, no? 5€, tot pagine, 16€, un volume. Vabbè, io prenderei il volume comunque sia, no? A prescindere da, ok? Fa comunque parte di un bel ciclo, se siete amanti dell'Uomo Ragno, ma anche solo volete conoscere perché non sapete assolutamente chi è o ne avete solo sentito parlare, Morbius è il volume da fare. Passiamo al prossimo titolo. E Panini DC, ok? Perché è giusto differenziarla per non creare confusione, ha tirato fuori altri volumi. Non starò qua a farvi rivedere tutti, ok? Cioè, nel senso che sono tutti interessanti, credetemi. Ma come sempre, no? Quando si ributta un ciclo narrativo, o magari, come in questo caso, una casa editrice, vengono fuori chissà come mai opere straordinarie che non avevamo tenuto, di cui non avevamo tenuto conto precedentemente, o che la casa di produzione precedente, distributrice, non aveva tenuto conto. Insomma, ok. 4, che io vi potrei consigliare, Action Comics 1000 Deluxe, che è naturalmente Action Comics 1000, dove trovate però dentro anche il primissimo numero di Superman Unimbo Kid in Italia. Ok, quindi nel caso un mix, però Panini, no, DCHD, 19€, carino, ma è comunque Superman, nel senso, se vi piace lo fate comunque a prescindere da, ok? Un bel volume da fare. Young Justice, beh cavoli ragazzi, abbiamo Bendis, ok? Che ci fa capire veramente appieno perché chi ama la DC ha sempre amato questo gruppo, perché è veramente qualcosa di... è moderno, è da conoscere, ed è un buon modo per conoscerlo in questo volume unico, credo, sì, Young Justice Gem World, da con Bendis dietro, quindi ragazzi, veramente, da fare. Ma è quello che vi vogliamo consigliare? O ancora Harley Quinn e Poison Ivy, veramente bello. Scusatemi, Young Justice non vi ho detto, 17€, non è un Marvel HD, un po', ok. Idem, appunto, Harley Quinn e Poison Ivy, con La festa è appena cominciata, molto divertente, dissacrante, come è giusto utilizzare e descrivere un personaggio come Harley Quinn all'interno di un volume, naturalmente coadiuvato da Poison Ivy, 15€, quindi interessante anche questo, ma quello che vi vogliamo veramente consigliare è Batman, il ritorno del Cavaliere Oscuro.
il bambino d'oro. Eccolo qua. Ragazzi, volumetto molto piccolo, Black Label, Frank Miller e Raphael Grandpa con Jordi Belair, 5,90€, mamma mia, brividi, pelle d'oca, una meravigliosa, straordinaria storia che ricorda, richiama i fasti del Ritorno del Cavaliere Oscuro, ma con dei personaggi assolutamente differenti, perché abbiamo, scusatemi, Carrie, che indossa il mantello di Batman, abbiamo la figlia di Clark Kent, abbiamo una bambina, no, scusatemi, un bambino, Jonathan, che ha un potere assolutamente incredibile, esagerato. Veramente bello, mi ha, non lo so, si ha, vabbè, naturalmente l'interpretazione grafica, che comunque si vede la mano a livello di sceneggiatura del grandissimo Frank Miller, mi ha proprio tolto il fiato, cioè l'ho letto, mi sono accorto di quasi di non respirare per arrivare fino in fondo, fino alla fine. Mi è piaciuto veramente tanto. Secondo me, rispetto a tutto quello che è uscito, è quello da tenere non d'occhio, da fare, perché poi costa 5,90€, ragazzi, veramente non è nulla per un'opera così bella. E se avete tutto di Frank Miller riguardante naturalmente Batman e quindi Il Cavaliere Oscuro, beh, dovete farlo fondamentalmente, obbligatoriamente. Andiamo all'ultimo titolo. Ma non è che in Italia non ci si dà da fare, ragazzi, ok? Tiziano Sclavi e Emiliano Mammucari. Ragazzi, Zardo, che, facciamolo di qua, che non è altro che un romanzo di tanto tempo fa, Nero punto, naturalmente del grandissimo Tiziano Sclavi, che ha ripreso vita, cambiando il nome, diventa il cognome del protagonista, in questo volume meraviglioso, meraviglioso, punto, ok? 19€, una storia noir straordinaria, credetemi, con tantissimi elementi. Beh, Tiziano Sclavi è un genio e quindi si merita tutto quello che, la fama grande che ha e il fatto che abbia contribuito veramente, ok, a sceneggiare le più belle storie del fumetto italiano, ci mancherebbe altro. Quindi Sergio Bonelli editore, versione fumetteria, cartonato, 19€, a colori, perfetto. Zardo, ragazzi, Zardo, fatelo, se vi piace il noir è l'opera che dovete fare. Poi è un volume unico, era una storia molto aperta quella del romanzo Nero punto, ma che in questo caso ha una sorta di pseudo chiusura, mettiamola così, insomma, da leggere assolutamente. Andiamo in salute. Insomma, ragazzi, spero che questa carrellata, in alcuni punti veloce, in altri magari un po' meno, non ce la farò mai, insomma, vi sia piaciuta e che qualche titolo ve lo siate segnato, perché se ancora non l'aveste fatto, beh, avete capito che qualcosa, secondo me, per forza di cose, dopo aver visto questo video, tornerete, andrete in fumetteria sperando che sia la nostra e lo farete vostro, insomma. Per il resto, che dirvi se non che ci vediamo in un altro video, che se siete della zona o nella zona vi aspettiamo in fumetteria, sia io che il mio socio, oppure se, insomma, nessuna di queste due opzioni magari vi sarà comoda nei prossimi giorni, beh, sotto qui, come sempre, trovate tutti i link dei nostri social, anche solo per avere un'idea di quello che esce nella nostra lista novità. Un saluto e buona lettura. Ciao!